Esistono davvero tantissimi accessori e tantissimi modi per poter rigare la nostra macchina fotografica in base alle esigenze e alle preferenze di ognuno di noi. Oggi però vi voglio far vedere come ho rigato la mia Lumix GH6 e vi voglio spiegare anche perché ho fatto determinate scelte. Ciao ragazzi, sono Mattia e benvenuti sul mio canale dove parlo principalmente di videomaking e del mondo del micro 4 terzi. Facciamo un passo indietro per chi magari è un pochino più neofita e andiamo a spiegare che cos'è il rig. Il rig non è nient'altro che un frame esterno che si va a abitare alla nostra macchina fotografica che, essendo pieno di filettature e di slider, ci permette di poter montare vari accessori. Quindi il rig semplicemente ci permette di poter aggiungere funzionalità e comodità alla nostra macchina fotografica. Bene, ora passiamo subito a vedere come io ho rigato la mia GH6. La prima componente, cioè quella fondamentale per poter rigare una macchina fotografica, è il cage. Il cage non è nient'altro che questa struttura esterna filettata che ci permette di poter montare tutti i vari accessori. In questo caso io sono andato a scegliere il cage di Tilta piuttosto che quello di Small Rig per una semplice questione di prezzo, perché era scontato su Amazon. Una cosa fondamentale da sapere quando si ha un cage esterno è che chiaramente l'impugnatura della macchina cambia leggermente, perché appunto essendoci questa struttura esterna, la classica impugnatura ergonomica della macchina fotografica tende un po' ad essere persa. Difatti il primo accessorio che sono andato a montare dopo aver comprato il cage è la maniglia in stile Harry della Small Rig. Questa maniglia appunto mi permette di poterla portare in giro più comodamente e, grazie alle varie filettature che ha sopra, di poter montare altri accessori. Infatti un accessorio che vado a montare sempre sopra questa maniglia è il mio monitor esterno, che vado a collegare tramite un adattatore di Small Rig. Appunto questo adattatore mi permette di muovere il monitor molto liberamente. Secondo me il monitor esterno è un must have, perché innanzitutto ci permette a noi che siamo dietro la camera di visualizzare quello che stiamo registrando in maniera più grande e quindi anche di avere una visione un pochino più chiara. Però viene anche comodo per poter far vedere al nostro cliente il lavoro che abbiamo fatto. Un'altra funzione della Lumix GH6 è appunto la possibilità direttamente di registrare su SSD esterno. Difatti io sul mio rig sono andato a montare un SSD holder di Small Rig che mi permette direttamente di registrare sul mio SSD di Samsung senza avere questo cavo con l'SSD che penzola ovunque. Solamente con questi tre accessori siamo arrivati ad avere un rig che all'incirca pesa 2,5 kg, calcolando il corpo della macchina e la lente col suo adattatore chiaramente. Quindi io non vado a montare tante altre cose se non chiaramente il microfono esterno oppure il microfono direzionale. Questo lo vado a scegliere chiaramente ogni volta in base alla situazione in cui mi trovo. Io ragazzi ho trovato la mia quadra perfetta in questo modo qui, anche perché poi appunto si inizia ad avere un peso abbastanza importante e soprattutto perché ci sarebbero in giro davvero troppi cavi. Potrei andare avanti ore a farvi l'elenco di tutti i vari accessori che si possono montare su un rig, però io per ora ho trovato la mia quadra così e mi trovo davvero molto bene, tanto da consigliarvela sia che avete una Lumix GH6 sia che avete qualsiasi altra camera. Bene ragazzi, il video può finire qui. Per supportare il canale potete lasciare un like e iscrivervi, e se avete dubbi o domande potete lasciare un commento qua sotto. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.